Mentre l'emergenza non è ancora finita e nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato si spala ancora il fango, mercoledì, nella prima seduta post-alluvione, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una serie di atti di indirizzo per dare una prima risposta ai danni causati dal maltempo. I lavori sono iniziati con un minuto di silenzio e il ricordo dei nomi delle 8 vittime. Dopo il cordoglio, l'aula ha ascoltato il report della situazione sul territorio. Io devo dire che ancora l'emergenza non è finita. Ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore, nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli espurghi. Sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti, proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione, con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere, nella nostra forza. Quello che dobbiamo fare è individuare i comuni maggiormente colpiti, rendere agenti operativi del commissario, del sottoscritto, i sindaci di questi comuni che devono provvedere a fare la ricognizione dei danni alle persone e alle imprese. E sotto questo aspetto, dopo questo elenco, noi possiamo incominciare a passare la liquidazione delle prime risorse per poter risarcire coloro che hanno avuto danni alle case, alle abitazioni, e alle imprese, ai laboratori, ai luoghi dove si lavora. E mentre le prime stime parlano di 2 miliardi di danni, l'auspicio è che le risorse non arrivino solo dal governo nazionale. L'Europa deve fare la propria parte. Spero che subito venga attivato il fondo di solidarietà per i territori che vivono momenti di emergenza come quello che sta vivendo la nostra Toscana. Sono risorse importanti che dobbiamo mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese, perché la ripartenza può avvenire solo se noi, se il governo, l'Unione Europea, la Regione fanno la propria parte per sostenere chi in queste ore sta soffrendo, chi ha perso la casa, chi ha visto chiudere un'impresa. È questa l'ossessione che dobbiamo avere tutti nei prossimi mesi. Non servono scontri politici, non serve segnare le differenze, serve che tutti insieme remiamo dalla stessa parte per dare risposte a chi oggi sta soffrendo, per dare risposte alle famiglie e alle imprese. Noi siamo la Toscana e possiamo e dobbiamo farlo. Il pressing sul governo è comunque alto anche per via delle condizioni meteo. Ma una tragedia senza precedenti, la Toscana piange le proprie vittime, l'abbiamo ricordata nel nostro Consiglio regionale e ci stringiamo al dolore delle famiglie e anche di tante imprese e cittadini che in questi momenti ancora a distanza di giorni vivono una condizione di grande difficoltà. Non si può che ringraziare i volontari, la Protezione Civile, il sistema delle forze dell'ordine, tutti coloro che si sono attivati. La Toscana sta rispondendo con un grande cuore a una sofferenza infinita. Credo che sia il momento dell'unità del nostro Paese. Ringrazio anche il nostro Presidente Gianni, presente, che avrà l'incarico di seguire questa fase emergenziale. Però con forza chiediamo al governo di spiegare maggiori risorse, maggiori personale, serve un aiuto maggiore per entrare nella normalità quanto prima che nelle prossime ore torni a piovere. Bisogna riportare la Toscana nelle condizioni di una normalità che non potrà essere quella prima di quello che è successo, ma sicuramente serve un dispiego maggiore di risorse e di forze. Non servono oggi promesse rispetto alle risorse che in futuro verranno stanziate, serve
un impianto di risorse umane e di esercito che magari possa essere dislocato sul nostro territorio, serve oggettivamente che lo Stato, quanto Stato, comprenda l'entità della portata che va oltre il numero delle vittime, va oltre il numero dei danni subiti, è una dimensione che supera anche quello che magari a Roma viene percepito. Gianni in questo momento deve occuparsi insieme alla nostra Protezione Civile della fase emergenziale. Io starei a quello che deve essere fatto nelle prime ore, conosco bene quello che deve essere fatto, sono stato un amministratore, ho vissuto situazioni similari, è il momento in cui non servono le polemiche, serve avere lucidità nell'organizzare in maniera tempestiva le cose da fare, ma serve avere tanta forza lavoro a disposizione, serve il volontariato, ma servono anche strumenti, aziende, esercito da poter governare, perché ovviamente l'intervento va fatto su un'area molto ampia, è su questo che dobbiamo concentrarci in questo. Nel corso delle sedute di questa settimana sono state approvate all'unanimità una serie di risoluzioni presentate dai gruppi sia della maggioranza che dell'opposizione. Il PD ha chiesto alla Giunta di attivarsi con il governo per lo stanziamento di adeguate risorse al fine di prevedere moratorie sui mutui, agevolazioni per garantire liquidità alle attività produttive e per l'introduzione di un unico ammortizzatore sociale emergenziale per i datori di lavoro costretti a sospendere l'attività. Intanto la Regione si è attivata con i primi provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese. Noi proviamo a dare una mano come Regione Toscana, è già stato annunciato anche il congelamento dei mutui, la sospensione delle bollette, poi c'è bisogno di liquidità per le imprese, quindi di far ripartire le imprese che hanno bisogno in questo momento di liquidità per riprendersi, ci sarà bisogno di ristori per le famiglie. Ancora è difficile fare una quantificazione dei danni, si parla oltre di 2 miliardi. Nelle prossime ore avremo un quadro più preciso e riusciremo anche a definire come Regione cosa chiedere al Governo e come la Regione Toscana può dare una mano e mettere in campo, oltre a quello che già stiamo facendo, altre risorse. Una calamità che non ha risparmiato purtroppo il patrimonio culturale. Sto tenendo un contatto con tutti gli assessori alla cultura dei comuni alluvionati, ci sono archivi alluvionati a Montale, a Quarrata, a Montemurlo, a Campi, la biblioteca della Villa Montalvo di Campi è allagata e c'è stato un danno ingentissimo a tutto il patrimonio. Stiamo cercando la collaborazione per salvare i documenti, servono refrigeratori. Una volta messe in salvo le persone, si procederà anche a sistemare il patrimonio culturale che avrà bisogno a lungo di cure e assistenza. L'emergenza maltempo ha innescato una profonda riflessione sulle politiche di gestione del territorio e sulla legge regionale 65 del 2014, la cosiddetta legge Marson. Nel territorio da cui vengo mi veniva chiesto di andare a parlare con qualcuno perché queste casse d'espansione sono brutte, coprono le visuali. Allora in questi giorni forse abbiamo pensato che non sono brutte le casse d'espansione, è brutto il cemento che vicina quelle casse d'espansione abbiamo autorizzato lungo i corsi. Io ero anche in consiglio regionale quando approvavamo quel piano del paesaggio tanto discusso, venivamo chiamati da chi voleva fare ancora cemento in questa regione, forse quella rigidità che abbiamo messo in quel momento ora ci torna comodo. Anche le risoluzioni presentate dall'opposizione sono state approvate all'unanimità. Il centrodestra ha chiesto l'estensione dello stato di emergenza nazionale alle province di Lucca, Massa Carrara e parte del territorio della provincia di Arezzo, misure specifiche per l'area costiera e il ripristino dei luoghi danneggiati dalla mareggiata a Marina di Pisa. Ma ci sono anche altre proposte approvate. Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine del giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica, Vedo Valdarno Bottino, in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà, perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi 15 anni.
A fronte dell'unanimità nei provvedimenti, dunque, non sono mancate le polemiche sull'operato dell'amministrazione regionale. A breve arriverà la variazione di bilancio, l'ennesima variazione di bilancio che denota un'assoluta mancanza di programmazione da parte della Giunta Giani. Noi diciamo con chiarezza che le risorse che non hanno carattere strutturale previste in questa variazione di bilancio dovrebbero essere invece destinate a cittadini e ad aziende colpite dall'alluvione. Non solo, come vicepresidente del Consiglio regionale credo che si debba destinare quest'anno l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale proprio a chi è stato colpito dall'alluvione. E anche nell'analisi delle cause il Carroccio ha puntato il dito contro il governo toscano. Non si può continuare a dire che tutto dipende dalle calamità naturali. Il problema c'è e va affrontato, però ci sono anche tanti problemi inerenti alla gestione del territorio. Pensiamo appunto alla manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda i consorzi di bonifica. Sono tantissimi milioni che ci sono ancora oggi nei bilanci anche da parte del governo centrale, non nel governo ultimo di centrodestra, ma anche nei governi precedenti che non sono stati spesi dalla regione toscana per investimenti sul rischio idrogeologico. E non possiamo nasconderci anche su quella che è la cosiddetta legge Marzon, che ha avuto tantissime modifiche appunto dal Partito Democratico negli anni e che ha previsto un importante consumo di suolo anche in aree dove forse era meglio non costruire. Intanto per il dopo emergenza Fratelli d'Italia ha una richiesta ben precisa. Finita l'emergenza, noi abbiamo il dovere di stabilire, di istituire una commissione di inchiesta regionale su quanto è accaduto, non per fare la caccia alle streghe, non per cercare i colpevoli, quello lo fanno altri. Il nostro compito è quello di cercare la verità. Noi dobbiamo fare una commissione, mi auguro che non sia un'iniziativa soltanto dell'opposizione, ma che sia un'iniziativa di tutto il Consiglio regionale. L'opposizione può farlo in autonomia, una commissione d'inchiesta, ma mi auguro che non nasca come commissione d'inchiesta di opposizione, ma che sia condivisa da tutti e che sia volta alla ricerca della verità. Perché queste domande che oggi i cittadini ci fanno e alle quali non è giusto rispondere oggi, perché sarebbero risposte di pancia, poco studiate, poco avvalorate da dati concreti. Ma è giusto che prima o poi i nostri concittadini abbiano queste risposte. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione, approvata anche questa all'unanimità, in cui impegna la Giunta a intervenire celermente sui rischi sanitari della gestione dei rifiuti e dei fanghi e ad attivarsi presso il Governo per prevedere un primo stanziamento economico fino a 5.000 euro. Dopo le proposte, anche dal Movimento 5 Stelle, sono arrivate dure critiche all'amministrazione, alla politica di gestione del territorio degli ultimi anni e allo stravolgimento della legge Marzon. Gli eventi sono sempre più estremi, sempre meno controllabili, la prevenzione diventa fondamentale, ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi. E da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento che negli anni si è visto della legge 65 del 2014 non depone a favore di questa regione. L'altra riflessione è sul reticolo minore, che sicuramente è quello che ha dato maggiori problemi, è il più difficilmente controllabile e che richiede non soltanto degli investimenti, ma anche una previsione di minor consumo del suolo che a questo punto non è più rimandabile. Al centro del dibattito politico in queste ore, dopo l'esperienza dell'alluvione in Emilia-Romagna, anche la nomina del futuro commissario alla ricostruzione. Se il presidente Giani non fosse anche il commissario per la ricostruzione sarebbe un errore, perché chi conosce bene il territorio, chi dispone comunque di una macchina della protezione civile regionale che si ovviamente avvale anche di quella nazionale, dovrebbe essere quello investito per portare avanti non solo l'emergenza ma anche la ricostruzione. Diversa l'opinione del centrodestra. La regione toscana non si è fatta trovare pronta di fronte a questa situazione così grave e che questo legittima di conseguenza il fatto, come è stato già detto prima dal capogruppo ma anche dai nostri parlamentari a livello nazionale, che Giani probabilmente non è in grado di poter svolgere il ruolo di commissario nelle fasi successive di questa vicenda
perché non ne ha dato buona prova già a partire da adesso. Il Movimento 5 Stelle invece ha una sua proposta. Secondo noi ci sono tre impegni fondamentali. Innanzitutto che si faccia velocemente. In Emilia-Romagna sono stati attesi 3 mesi prima della nomina del commissario alla ricostruzione e sono stati persi settimane importanti. Secondo, sarebbe auspicabile che fosse una persona del territorio o comunque con una profonda conoscenza del territorio. Mi viene in mente Anna Marson perché pensa alla sua legge, ma ci sono molte persone in grado, professori e universitari e altri che potrebbero farlo. Terza cosa, il centro, la struttura organizzativa deve avere sede non a Roma, ma qui in Toscana, vicino ai luoghi dell'epicentro di questo disastro. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.